Cioè, ti hanno bloccato il computer, non puoi scaricare niente. Nulla. Solo League of Legends puoi giocare. Solo a quello. C'è una nuova notifica. Grande video oggi. Grazie, Clico. Grazie, 9 mesi, bentornato. Grazie, grazie tante. Giocato la maggior parte dei giochi mi interessavano. Ok, quali sono? Facciamo un po' di chiacchiere. Tanto sappiamo che LOL ormai lo giochiamo, ma in realtà è tipo just chatting con un gameplay sottofondo. Sentiamo Frugasm, magari appunto parlandone con altri avrei, magari ti verrà data ispirazione per giocare ad altro. Guardate Feri che gioca LOL, giocare, maggiore giocare LOL, l'ho messo da 4 anni e non gioco più, bravo ragazzo. First blood. Perché tutti vogliono combattere? Ma state un po' tranquilli. Maledetti. La saga di Metal Gear, Devil May Cry, Metro, Fallout e altri. E non... E l'idea di provare dei Souls? God of War? Gli Zelda? Oh, ma che c'hanno gli Iron oggi? Porca puttana! Vedete, Fieri che rovina il game. Ma chi rovina i game? Sto giocando in Iron 4 0LP. Non posso letteralmente distrarmi una frazione di secondo che mi massacrano. A casa! A casa! A casa! A casa! A casa! Hai giocato Sekiro Dark Souls 3 e 2. Non hai giocato Elden Ring? Gioco che ha fatto piacere me un genere intero. Non ti piace molto il genere, ma giocare a Doom con le features di Doni spona un mostro sarebbe super divertente. Un attimo che adesso picchio sto tizio che ha rotto i coglioni. No. Iron! Ah, comunque dovreste provare a... Elden Ring ce l'avrei, ma mi perdo all'inizio. Ma ci sono letteralmente... A parte che ci sta a perdersi, ci sono letteralmente le grazie che ti puntano in che direzione andare per continuare la trama principale. È la prima cosa che mi ha spiegato Mauri. Ci sta, il gioco non lo spiego. No, pure lo spiega, mi pare lo spieghi il gioco. Dark Sauron trattino basso Cirdix 100. Parlando di Sekiro, secondo me potrebbe piacerti molto. Io l'ho preferito di gran lunga a Elden Ring. Molto più fluido il combattimento. Ma Dark Souls, molti me l'hanno consigliato, infatti. Ci sta, cioè... Adesso, ovviamente, non posso, non voglio far promesse. Dico, sì, no, appena finisco Elden Ring, perché tanto non so cosa vorrò fare dopo Elden Ring, non so neanche se e quando lo finirò Elden Ring, cioè, perché comunque è lungo come gioco. Sono un po' deconcentrato comunque. Ma questo è 2 livelli sopra di me nel frattempo. Interessante. Interessante. Sound the march.
It shall be done. Ok. Devo un attimo concentrare. E non ho ancora. Pensate, quando build OP è finita per me. Mi spacca questo. Ok. C'ho il demolish. Facciamoci un colpetto alla torre. Ok. Come va la live? Non lagga. Dunque. Così. Dov'è? E altra attack speed. Sappiamo che è un pick da late. Molto da late. Purtroppo. Purtroppo allora lo stiamo provando Xin Zhao P, ma da quando hanno tolto Lethal Tempo non è più la stessa cosa, eh. Cioè siate consapevoli di questo. Infatti si può ribeccarmi un tizio scarso adesso, non che questo sia forte altro, però sta giocando un campione molto forte e non è un bidone, ecco. Nasce tutto il primo oggetto che ci faremo. Bella sta Q su il minion. Sto pensando a come potrei batterlo. Facendo così. Ok, abbiamo fatto all-in. E ha funzionato. Bella Rick. Inaspettato il video di oggi, ma comunque bello. Grazie Sonico. Sei divertito in vacanza. Non mi lamento, non mi lamento. Grazie mille del sub. Back. Se evito la W è facile, certo. Prima me l'ha flashata, infatti si erano creati un po' di problemi all'inizio. Allora, io ho comprato tutto il comprabile che non sia P, quindi da ora in poi purtroppo ci sarà, finché non finisco il Nashortooth, sarò un po' in svantaggio. Yu-Gi-Oh! God Format in questo periodo, comprarti il mazzo, QB? Non lo so. Comprarti il mazzo. Conoscere qualcuno che ci gioca. Troppi minion, non posso ingaggiare adesso. Queste cose qua. Oh, l'uccello. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Guarda come l'ho messo a cuccia. Guardate come l'ho messo a cuccia. Guardate come gli sto rovinando la partita. Perché non farma più sto tizio? Yeah.
tic tic tuc tic tuc. Ottimo. Bella Dynasty, come stai, bello mio? Grazie tante. Ah, per adesso c'è molto poco AP, cioè zero, quindi è molto poco Noxinza AP per adesso. Ma tranquilli che tra un po' lo facciamo sboccia. È scappato il minion. No, ok, è tornato. Ok, ci prendiamo un'altra plate. Ma sì, ma sì. Complimenti. Fare il muro per doverlo flashare è veramente geniale. Non ci sarei mai arrivato. Non riesco a concluderlo, peccato. Peccato, vabbè. Dopo non seguo su YouTube, riesco a essere in live, lavoro di merda. Maledizio. Maledetto lavoro, a che serve, mi chiedo io. Allora, adesso ci abbiamo anche l'AP. È andato veramente back. Ma se... ma... eri appena tornato, full vita, vabbè. Meglio. Perde altri minion. Non l'ho capita sta mossa. Io pensavo fosse un bait, infatti. Invece è andato back davvero sto tizio. Vabbè. Va bene. Max 10 seconda. Bentornato, brother. Come è andato il ritorno a casa? Tutto bene? Non ci credo. Dai, ma mi dite... ecco, questa è la prova inconfutabile che non è Iron. È la prova inconfutabile che non sia Iron, sto tizio. Ok. Ok. Ok, forse Iron, nonostante... dai, bronzo 2. Non posso concedergli di più, mi dispiace. Bronzo 2 è il massimo che posso concedere. Era talmente brutto sto dive che più di bronzo 2 non posso spingermi. Cioè, non posso andare oltre, però. Ora facciamo morire più minion possibili in modo tale che non li farmi. Altra tecnica suprema. Vedete, facendo così. Ma brother, ma... ma... ok, sono Iron. Non so... ma non stavano andando troppo male all'inizio. Non so cosa sia successo. Oh? Vabbè. Anivia di nuovo! Che tragedia. Che tragedia. Minion tankati. Ancora. No, basta. Ma devo andare back, Sejuani. Dai, c'ho troppi soldi. Mi scoppia il portafoglio se torni. Non posso. Mi scoppia il portafoglio, sei giù. Non ce la fa più, davvero. Buonasera, Dio Maestro. Questa sera ho un blocco mentale, mi sono licenziato, il mio lavoro estivo, tu mi sapresti dare un consiglio su come passare questo brutto periodo?
Beh, almeno ti sei licenziato dal lavoro estivo ad agosto, dai, poteva... Pensa se fosse accaduto a giugno. No, non lo so, brother, però... Non... Cosa... Cioè, tolto il fatto che è un lavoro estivo, cioè, finito il lavoro estivo, cosa avresti fatto? Scuola. Dark Sauron trattino basso Cirdix. Magari impegnati a finire quella intanto. Sia quello che ti serviva per riprendere a divertirti. Grazie Dark Sauron. Sì, no, ma sono state dei buoni momenti. Specialmente che rispetto, ma io mi sono reso conto più di sta cosa da un pezzo. Rispetto come facevo le live una volta, dove magari effettivamente magari mi seguiva più gente, i video andavano meglio così. Dove dedicavo effettivamente l'interesse dell'intrattenimento della partita, eccetera. Io adesso uso molto più come just chatting, mentre prima magari stavo molto più dietro al fatto che stavo giocando a LOL e che quindi dovevo intrattenere sulla partita, parlare della partita, eccetera, eccetera. E si flash. Andate via! Slowati. Minchia, 100 gold. Siamo caduti in basso, eh. Oh, comunque, Asgarra, quanti anni hai? Cioè, ti sei licenziato dal lavoro estivo. Ovviamente, cioè, non è che mi hai dato tanti dettagli, ma poi non voglio anche sapere, saranno cose private. Però, quello che posso dirti è non mollare, cioè... Guarda, come... Vedi? Sei Giovanni! Ecco, ti dico questa kill, te la meriti. A patto che non mi molli! Sono pazzo? Oh no. Se non flashava scappavo, eh. 18. E cosa stai studiando, Asgar? Cosa stai studiando? Che anno ti manca? Quanti anni ti mancano di scuola? Che ci buildiamo adesso? Il Cosmic? Mi sembra ottimo in realtà. Ottima scelta. Tutto bene, Fortunella, tutto bene. Io ho 53 anni, me ne mancano 6. Ottimo. Il muro di per chiudere Nami, mamma mia. Sto studiando cucina. E allora? E allora qual è il problema? E stai avendo un periodo di down in questo momento perché ti sei licenziato al lavoretto estivo, eccetera, ma... Chi se ne frega, c'hai tutta la vita davanti, finisci di studiare cucina e diventa lo chef più bravo della Turchia. Il kebab migliore del mondo, devi tirar fuori. Let him cook. Devi diventare il poniti un obiettivo. Poniti un obiettivo. Si parte da piccoli passi. Piccoli passi, ok? Cioè non puoi partire dicendo io voglio diventare chef barbieri. Parti dal basso. Cos'è il basso? Il basso è il kebabaro tipico che trovi davanti alla stazione dei treni. Bene, punta a quello. Studia cucina e diventa un kebabaro. Quando avrai masterato quello, quando avrai masterato il tuo primo obiettivo, punta più in alto. Punta più in alto. Capito? Discorso motivazionale è stato diverso dal solito oggi, non lo so perché, non mi sono uscite forse le parole giuste. Però il punto è a piccoli passi.
a piccoli passi. Puntati un obiettivo, perseguilo. Finisci la scuola, studia cucina e poi punta a lavorare in un ristorante. E poi magari un giorno aprirai il tuo stesso ristorante. Sono pazzo! Oh shit. Ah, ma non ce l'avevo barrier, ecco per. Prego, sgarra. Apro il ristorante e io te lo sponsorizzo. In cambio di un anno gratis di cibo. No, non è che ero stunnato. Ero stunnato per 4 secondi e non avevo il barrier. Se no, col barrier, col fatto che Karthus aveva fatto double kill di ulti, questi 400 di scudo potevano salvarmi. Magari mi curavo quel che serviva, però vabbè. Esatto, quando aprirò il mio ristorante ti prenderò a lavorare al mio ristorante. Nice. E lo chiamiamo ristorante Awawawawawawa. Come lo vedete? E tutte le recensioni su Google saranno Awawawawawawa e hihihihihihi. Mi piace l'idea? Che disastro avete combinato? Alleati 08. Chi è 08? Ah, lui era 08 e ha fatto triple kill. Ah. Comprendo. Oh. Le bronzo James Cirdix 100. Ristorante da Cho'Gath e Nautilus. Miam 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 glu 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 glu. Oh, che palle sto flash. Oddio, le cure, oddio. Ma Karthus ha fatto qualcosa oltre. Vabbè. Boom! Non darmi copere sul deck in che senso? Grazie James dei Beats. Your team has destroyed an inhibitor. An enemy has been slain. Mamma mia, guarda lì che attack move! Guarda lì che attack move! Incredibile! Ora ci facciamo questo comunque, che ci aumenta di un sacco le cure. Ma gli Iron ragazzi si sono estinti, come i dinosauri. 1-12 sta seggio, ok. Pasticceria da Rocco la frusta. Vediamo se becco qualcuno. No. Oh, però. Ok. Aniva mi ha salvato. Non. È impossibile muoversi. Siamo proprio impossibilitati nel muoverci qua. Impossibilitati nel muoverci. Se io consiglio a uno chef, lascia perdere quello che hai detto di. Cosa? Quando fai le stagintie. Le.
Tienili duro. E sappi che ogni sacrificio è sofferenza che patisci adesso ti sarà ricompensato in futuro e forgiato il carattere che ti servirà per tenere in pugno una vera brigata quando sarai tu lo chef. E ho fatto una gavetta di quelle pesanti, veramente sono in grado, ma sono grato a me stesso per non aver mollato mai. Ma scusi, cosa c'è? Era molto simile al mio discorso, comunque. Solo che il mio era più comprensibile. Adesso che sono chef mi rendo conto che nulla è più difficile di quello che ho vissuto in ogni nuova esperienza come occasione di crescita. Vabbè, ma è giustissimo. Però mi sembrava che anche il mio discorso fosse abbastanza motivazionale, se devo essere sincero. Adesso. Non per vantarmi, però. Era un gran bel discorso. Soprattutto la parte del kebab. Eccola! Eccola! All'attacco! Mamma mia, quanto sta lontana. Non vuole ricevere la sacra benedizione. No. Io comunque non avevo ancora visto tutti i miei alleati, sapete? Stavo morendo per l'anima del cazzo. Devo refullarmi. No, non toglietemi minion. Se no non mi curo. Non riesco a muovermi! Ma che due maroni, ragazzi. Cioè, non ci si può muovere. Spieghete al CC, è stato uno, però... Proprio in quel momento dove stavo iniziando a rifullarmi. Ah. Il fatto che con le Mercs perdo... Importantissima attack speed. Però... Che già siamo senza lethal tempo, non è più, non è più come una volta comunque. I tempi cambiano. Cos'è che cura su Xeno? È la passiva. Praticamente la passiva dice ogni terzo attacco fa un danno aggiuntivo e ti cura di tot. 4% della tua vita massima più il 65% dell'AP. E Mercs la fa anche a gare. Oddio, cosa è successo? Perché? No. Cioè sono come prima, no? È cambiato qualcosa? Magic Ray esiste. Ah, questo non è vero, non costava 400. L'hanno appiattito, ma fatto con il libro. Vado! Eccolo! None! Ci ho provato. Ciao Felix, sempre che non faccio views su YouTube ho 5 iscritti e 0 video. Sì, cosa, lo so purtroppo. Purtroppo lo so. Lo so, lo so. Manca un mese o l'anno in tua compagnia. Grazie, Action Man! Grazie mille, caro, di questi 11 mesi, bentornato. Perché questo game non riesce a essere chiuso, mi chiedo? Oh. Dobbiamo fare l'obiettivo anziché rannare addosso lì, perché a quanto pare poi i nemici sono più forti.
Ding ding ding. Ma non vengono a contestarti che se gli fa backdoor qualcuno qui. Cioè non dovrebbero venire a contestare. Ma se Giovanni stava passando da qui o sbaglio? Ah no. Allora, il fatto che ora non si può più fare backdoor perché ci stanno... Dobbiamo distruggere gli inhibitor, ma penso che sia un po' più difficile adesso. Saranno tutti lì. Dovevo attivarlo qua. Qua è guardato. Esatto. Ok. Vai, faccio esigulazione di disturbo. Ma non serve che venite, vi sto dando l'azione di disturbo. Ok, l'abbiamo preso. L'importante è questo. Se avessi fatto bene la make, il lavo Nami, forse mi salvavo anche. Però non serve perché... ho fatto la mia azione di disturbo, ragazzi. È esattamente quello che volevo accadesse. Questo ha trollato comunque. Non so. Proprio ha deciso di buttare il game. Un posto che ti piacerebbe visitare? Nulla in particolare. Nulla in particolare. Se volessi visitare qualche posto, lo farei. Senza problemi, quindi... magari un giorno avrò voglia di viaggiare, lo farò volentieri.